than me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Abbiamo realizzato queste carte con gli oggetti che abbiamo visto al Museo Etnografico Benedetto Pergoli di Forlì e poi abbiamo inserito i termini in dialetto e in italiano. E gli oggetti stessi fanno parte integrante del logo stesso. Arrivare a Castellaquarto in modo semplice sarebbe a piedi, magari come i pellegrini della Via Francigena. Dai, hai fatto abbastanza penitenza, sali che ti do un passaggio. Gli studenti, insieme ai loro docenti, con il consenso dei genitori, hanno simulato un'impresa cooperativa che produce borse progettate, tagliate e cucite, recuperando i banner pubblicitari della Galleria Civica di Modena. Ci è piaciuto molto fare questo progetto perché ogni persona ha potuto mettere del suo nella cosa che stiamo facendo e ci vuole molto impegno, e riusciamo comunque a organizzarci molto bene e per noi comunque è sempre una cosa bella per stare insieme e lavorare per queste cose che noi abbiamo scelto apposta di fare. Archeologia, vai. Parla anche di rappresentanti. Io credo che non si possa essere abitanti di un paese se il paese non lo si conosce e non si cominci a frequentare quello che il territorio offre. Io amo l'economia tecnica, anche auto-antarchi. Allora, abbiamo tutti i giorni la classe a sapere come sta, chiamo ogni tanto per non disturbare il loro lavoro, vado a trovarla portandole cibo e dei giochi, o vado a trovarla una sola volta e porto tutti gli amici. Scegliete. Si richiederà lo sviluppo di una campagna pubblicitaria per promuovere e pubblicizzare l'istituzione culturale prescelta che è il Museo Civico Medievale. La S richiama il serpente che è un simbolo tipico medievale e la M sembra quasi un merlo di un castello e poi questa forma sembra quasi metà cuore. Tutti sapevamo di questi canali a Bologna, questi fantomatici canali, ma nessuno sapeva con precisione quali fossero. Io sinceramente pensavo che non mi raccontassero molto, contavo più sulle insegnanti del Mambo, però loro mi hanno spiegato la maggior parte delle cose. Non abbiamo mai fatto cose di questo genere, quindi un rapporto faccia a faccia con dei bambini e dover spiegare cose che i bambini non sanno. Ho avuto una spiegazione come se me la fossi data io stesso, perché erano dei bambini poco più grandi di me. Prima era tutto cemento, tutto, invece adesso vedo dell'acqua.